L'ospedale della Pietà è una delle grandi istituzioni storiche veneziane di accoglienza e ricovero degli orfani. Vi venivano allevate le putte del coro, ragazze che una volta raggiunta la maggiore età venivano avviate al lavoro, ma che nel frattempo venivano educate alla musica. Era uno dei pochi luoghi d'Europa in cui una donna potesse non solo suonare degli strumenti, questo era abbastanza comune, ma per esempio dirigere un'orchestra, peraltro sotto la guida di maestri di tutto rispetto. Oggi l'Istituto della Pietà funziona ancora, ma proprio di fronte all'attuale istituto c'è ciò che rimane di ciò che è stato nei tempi passati. In particolar modo, su un fianco dell'Hotel Metropole, c'è questa grande porta girevole in legno che è ciò che rimane della scaffetta, ovvero la ruota degli esposti dentro la quale venivano abbandonati i bambini e le bambine. All'interno del bar un altro elemento storico straordinario e inaspettato, due colonne che originariamente facevano parte dell'antica chiesa della Pietà. Colonne che, se potessero raccontarci ciò a cui hanno assistito, ci racconterebbero delle prove e dei concerti che le putte del coro effettuavano qui davanti ad Antonio Vivaldi e Baldassare Galuppi. Una situazione di cura, di mantenimento e di educazione dei figli che nei secoli tentò anche genitori snaturati, che mandavano, abbandonavano i loro figli pur avendo la possibilità di mantenerli. Nel 1548 viene promulgata una bolla da Papa Paolo III che viene riportata in questa lapide affissa ancora oggi sui muri dell'Istituto della Pietà. Fulmina il Signore Dio maledizioni e scomuniche contro quelli quali mandano o permettano siano mandati i loro figlioli e figlioli in questo ospedale della Pietà, avendo il modo e la facoltà di poterli allevare.